20 luglio 1933, la firma del concordato. Pacelli è al centro del tavolo, attorniato da Monsignor Caas, ex presidente del Centrum, von Papen e dai Monsignori Pizzardo, Ottaviani e Montini. È difficile leggere e interpretare la storia nel suo diretto compiersi, nella contemporaneità del suo svolgimento. Un uomo peraltro integerrimo come l'arcivescovo di Monaco, cardinale Fallhauber, scrive al Führer: questa stretta di mano col papato costituisce un fatto di immenso e di benefico significato. Che Dio conservi il cancelliere del Reich al nostro popolo. Poi esorta anche i fedeli a votare sì al plebiscito voluto da Hitler per approvare il suo operato. E il 12 novembre del 1933 voteranno per lui più del 92% dei tedeschi. Il Führer confida ai suoi: sono uno dei pochi uomini della storia ad aver ingannato il Vaticano. Poche settimane e il regime scioglie d'autorità tutte le organizzazioni cattoliche. Hitler ora afferma: sarà il nazionalsocialismo a educare la gioventù ai veri valori, e questi valori non potranno che essere anticristiani. Ed è solo l'inizio. Perché tanta fretta negli accordi con Hitler? Dietro questa sorta d'ansia concordataria c'è l'urgenza per la Chiesa di Roma di ritrovare anche un ruolo, una centralità nella politica internazionale. Piazza San Pietro non è più uno dei crocevia del mondo. Pacelli lo ha capito e diventa il primo grande viaggiatore della Chiesa moderna. Settembre 1934. Presenza al Congresso Eucaristico Internazionale di Buenos Aires. Si imbarca a Genova su quella che chiamano Cattedrale Galleggiante. Sulla passerella, due solerti e ben inquadrati marinai lo salutano romanamente. In Argentina è accolto come un capo di Stato o come un re. È il primo interprete di quello che chiameranno cattolicesimo planetario. È un tripudio di folle, più di un milione di fedeli. Vengono da ogni parte, Ande, Terra del Fuoco, Pampas. Sono i primi grandi raduni di massa della Chiesa moderna. Pacelli è qualcosa di più di un segretario di Stato. È quasi un vicepapa. Aprile 1935 è a Lourdes per il solenne giubileo della Redenzione. 300.000 i pellegrini. Intorno a lui 5 cardinali, 50 vescovi, 20 arcivescovi. Quasi un'icona della Chiesa che vuole tornare a essere trionfante. Ottobre 1936, parte per l'America da Napoli. Va a pranzo con il presidente Roosevelt nella sua casa di campagna. Incontra Joseph Kennedy, che lo presenta alle personalità di spicco della società americana. Si sposta in aereo, Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles. Lo chiamano il cardinale volante. Un giornale scrive: quale contrasto con il carro trainato dai buoi sul quale viaggiavano i primi missionari californiani. Luglio 1937 è a Lisieux per l'inaugurazione della basilica consacrata a Santa Teresa del Bambin Gesù. Il presidente francese offre in suo onore un fastoso ricevimento all'Eliseo.
è un viaggio che lascerà il segno. Pacelli pronuncia una dura requisitoria contro l'idolatria della stirpe. Perfino l'Humanité, il quotidiano comunista, plaude a quelle parole. Per molti è una condanna delle leggi razziali vigenti in Germania. Goebbels lo attacca personalmente, fa accordi con i socialisti francesi, accusa. Ma Pacelli ha solo anticipato la pubblica condanna del pontefice. 14 marzo 1937, Pio XI promulga l'enciclica Mit Brennender Sorge. Il pontefice romano condanna il provocante neopaganesimo imperante in Germania. Deplora certi banditori moderni che perseguono il falso mito della razza e del sangue. L'enciclica attacca poi le liturgie del Reich. Queste cerimonie, si legge, sono false monete. L'enciclica denuncia i governanti tedeschi perché, si legge, con repugnante superbia stoltamente rappresentano l'umiltà cristiana come avvilimento e meschinità. Questa è la Mit Brennender Sorge. Tra gli estensori c'è anche Eugenio Pacelli. Sembrano lontanissimi i tempi del concordato, eppure sono passati solo 4 anni. La reazione è violenta. Goebbels annuncia alla radio: 7.000 religiosi sono sotto processo per reati sessuali. Lo scontro si alza ancora. Il Vaticano richiama quei prelati troppo indulgenti con il regime. 12 marzo 1938, il Reich annette l'Austria. La croce uncinata è issata sul campanile della cattedrale di Vienna. L'arcivescovo Theodor Innitzer proclama: i preti e i fedeli devono sostenere senza riserve il Führer. La sua lotta contro il bolscevismo risponde ai disegni della provvidenza. Pacelli convoca Innitzer a Roma e gli consegna una nota ufficiale di duro biasimo. I rapporti tra Santa Sede e Terzo Reich sono forse al punto più basso. 3-8 maggio 1938, Hitler è a Roma, capitale dell'impero. Il 2 maggio l'Osservatore Romano scrive: il Papa è partito per Castel Gandolfo. Aggiunge non senza ironia: l'aria dei castelli romani gli fa molto bene alla salute. Non solo, il giornale non fa il minimo accenno alla visita del capo del Reich. Come se non bastasse, Pio XI ordina: i musei vaticani devono restare chiusi. Per tutti, si specifica nella nota. Da Castel Gandolfo accusa: a Roma è stata inalberata l'insegna di un'altra croce, che non è certo la croce di Cristo. L'intransigente durezza del Papa suscita una reazione furibonda e immediata nel Führer. Hitler vieta ai cattolici tedeschi di partecipare al congresso eucaristico che si tiene a Budapest in quegli stessi giorni. Presenzia il cardinale volante, Eugenio Pacelli. Ancora un tripudio di folla. È una straordinaria processione notturna sul Danubio. Sulla motonave, Pacelli è attorniato da 13 cardinali, 250 vescovi e 50 arcivescovi. È quasi un inconsueto, anticipato conclave sul Danubio. Poi un'altra tappa in questa cupa storia.